Visto che la crepe qua ancora non ho finito, è ancora calda, vado a metterci sopra il burro della Coro. Questo qui è mandorla e cocco, scusatemi la luce, mandorla e cocco. Cioè, raga, sembra il Raffaello, infatti. Da come potete vedere la mia consistenza, se avete il microonde potete metterlo in microonde, è solida, però io basta che la metto sulla crepe calda che si scioglie, quindi ne approfitto, la metto anche un attimo, poi la metto nel piatto perché faccio solo una con questo burro qui e poi il resto con Philadelphia e marmellata. E poi dopo continuo e vi faccio vedere il risultato finale. Qua con il pranzo, io ho appena finito di studiare. Stamattina ho fatto un po' di studio generale, dopo mangiato ho studiato il libro di project, sapete che mi faccio un capitolo al giorno, poi mi sono anche allenata e adesso ho finito un po' di fare i compiti per la scuola. Infatti sono quasi le 2:30 e quindi ho deciso di fare questo risotto, così subito faccio da poi ritornare a studiare, della Tremolini presa all'Eurospin, che è un risotto con funghi porcini. È praticamente 175 grammi, e 175 grammi, qui dice di mettere tutta la bustina in 500 ml di acqua, visto che per non fare sempre metà e poi rimanerlo, e comunque ho deciso di farlo tutto in 500 ml di acqua. Ovviamente non mangerò tutta la porzione adesso a pranzo, ma la divido un po' a pranzo e un po' per stasera vicino al petto di pollo, che poi vabbè, oppure per domani. Comunque mi trovo a farlo così: o lo mangio stasera o lo mangio domani, poi mi regolo. È inutile rimanerlo nella bustina, poi ricuocerlo. Mi trovo, faccio un'unica cotta e poi voglio fare il tofu. Il tofu al naturale, che semplicemente utilizzo solo un panetto, così da avere anche una quota proteica in più, sia proteine, grassi e carboidrati, così da avere un piatto completo. Raga, vado a metterci 500 ml di acqua e poi ovviamente non vado né a salare l'acqua, sapete che io già di mio non metto comunque il sale e tutto, però perché comunque in questi risotti qua io perciò non li compro, però meno male che soprattutto in questo periodo fanno comodi avere un po' di queste scorte a casa, perché comunque ha la sua quota di sale, ma sinceramente io che non mangio sempre alimenti che contengono il sale, ogni tanto raga non vi uccidono e non sono loro a farvi comunque accumulare liquidi anche sotto forma di polvere. Comunque c'è un profumo assurdo. Quindi vado a versare il contenuto nella nostra pentola. Spero che non c'è troppa acqua, però hanno scritto 500 ml, io ci metto 500 ml, però vedo un po' troppa acqua per il contenuto della bustina, però vabbè, non so cosa ne uscirà. Io ho sempre paura di queste cose, ma perché non so, visto che non le faccio sempre, non riesco mai a regolarmi, però vabbè, io ci ho messo 500 ml di acqua, anche se mi sembra un po' troppo, ma aspettiamo e vediamo. Deve cuocere però c'è un profumo, raga, 15 minuti circa, fino ad assorbire l'acqua, quindi dobbiamo sempre miscelare fino ad assorbire l'acqua. Raga, non so cosa ne uscirà, se dopo questa cosa non morirò. Vedete, si presenta così con i pezzettini di funghi, c'è cioè un profumo assurdo. Ci potete mettere anche il coperchio sopra nel frattempo e io prendo un'altra pentola, faccio riscaldare un po' la pentola e vado a prendere un panetto di tofu. Questo qui l'ho preso all'Eurospin, non so se ve l'ho detto. Vedete, escono due panetti. Due panetti, io vado un attimo a sgocciolare tutto e lo taglio, vi faccio vedere, vado a dividerlo, così questa porzione qui la posso mangiare anche in un altro momento tranquillamente. Ok, raga, vedete? Eccolo qui, oh.
e vado a tagliarlo a pezzettini sottili. Sì, proprio sottili, Giulia. Devo dire la verità, raga, a me il tofu non fa impazzire, prediligo altro, sincera, però non è male. Però non so se metterci le spezie oppure evitare, vabbè, evito, perché non so il contrasto comunque che può fare con il risotto. Io sto facendo il risotto andare un po' in ebollizione per poi iniziare a mescolare. Voglio farlo bello bruciacchiato il tofu. Così da prendere anche, diciamo, un po' di croccantezza. Sinceramente posso anche aggiungerci un po' di olio, ma non lo aggiungo alla fine perché comunque il tofu ha la sua quota di grassi. Vediamo un po' però, dai. In questo video un po' vediamo un po', perché io quando cucino sono sempre un po' incerta su cosa fare, quindi ci sta, vi sto portando proprio nella mia quotidianità e specialmente in quarantena faccio un po' di confusione come il riso, lo mangio domani a pranzo, madonna raga che profumo, lo mangio domani a pranzo oppure stasera vicino al pollo, perché voglio provare insieme a voi stasera. Come si chiama la nuova? I nuovi fiocchi della BPR gusto margherita o bacon, non ricordo se sbaglio bacon però. E quindi volevo provarlo insieme a voi a fare i miei classici nuggets, però con quest'altra impanatura che ha comunque più sapore rispetto ai classici fiocchi d'avena. Quindi vediamo un po', penso però che metterci vicino un semplice contorno, perché comunque prendo la mia quota anche se bassa di carboidrati, ma comunque mi dà sempre un 40 un 50 grammi di carboidrati dai fiocchi d'avena. Quindi valuto un po' stasera e penso però che mi faccio vicino le verdure. Fatemi sapere se questa tipologia di video vi piace, così che uno chiacchiera mentre cucina, anche se non mi vedo. Abbasso un po' la fiamma. Fatemi sapere. Comunque no, penso che la quantità di acqua è giusta, raga. Ero io che mi ero un po' flashata. Allora, io penso che qui un pochino di olio lo devo mettere perché altrimenti si attacca. Abbasso un po' la fiamma. Ci metto giusto un po' di olio. Ok. Come potete vedere non sto calcolando i macros, potete notarlo, aspettate che vi alzo un po', potete notarlo già dalla preparazione comunque dei pasti, cioè non è cambiata, solo che mi sto regolando un po' ad occhio per questo periodo, perché proprio non lo so, di calcolare non mi va, però devo dire la verità, mi sto giostrando bene in questo periodo di quarantena che sto a casa, ho perso 1 chilo. Ovviamente non mi fa male di perdere qualche chilo, ovviamente però non si sa se comunque questo chilo che si è perso, perciò vi dico sempre non focalizzatevi solo sulla bilancia ma guardatevi allo specchio. Sinceramente io mi sono guardata allo specchio, mi vedo bene e quindi questo chilo non si sa se è comunque perdita di liquidi, se è perdita di massa muscolare, cioè nel senso massa magra o massa magra, no scusatemi, massa magra o massa grassa. E quindi perciò questo vi dico, non vi soffermate sul numero della bilancia o non dite oddio ho perso la massa muscolare, perché fondamentalmente non lo sapete. Infatti io quando finirà questa quarantena, quando Amazon consegnerà, voglio prendermi la bilancia, ma a parte che la mia bilancia sta andando, stavo partendo, voglio prendermi proprio una bilancia con la quale riesco a pesare massa magra e massa grassa, anche per avere un mio resoconto, una mia pure valutazione, pure per vedere, ovviamente è sempre un calcolo approssimativo, però vi consiglio sempre, perché in questo sport, se comunque dovete acquistare una bilancia, di prendere comunque quel tipo di bilancia. Io, come vi ho sempre detto e ripeto, preferisco non pesarmi. Mi peso se non una volta al mese, proprio per vedere l'andamento di come sta procedendo.
però non mi focalizzo tanto sulla bilancia, ma preferisco guardarmi allo specchio perché veramente allo specchio io, cioè, mi vedo bene, quindi è inutile focalizzarmi sul peso della bilancia. Comunque niente, ragazzi, io aspetto che qui il riso si addensa un po' tutto e poi vi aggiorno. Quindi noi ci vediamo direttamente dopo con l'aggiornamento, altrimenti ho qui resto ore e ore a parlare. Allora, ragazzi, come potete vedere, a parte vabbè, qui io spero che non si appanna niente, che cosa sto facendo? Allora, visto che a parte che questo tofu sta facendo un sapore assurdo, a me comunque piace così, io non ve lo faccio vedere. Piace comunque un po' più sbruciacchiato, diciamo. Cosa sto facendo? Sto prendendo, visto che il riso è anche quasi pronto, vedete l'acqua si sta asciugando tutta per bene, sto prendendo solo il sughetto e sto facendo questa cosa qua. Così da insaporire anche il tofu, oltre all'aggiunta dell'olio. Comunque, raga, in cucina è inventare, quindi si improvvisa, si inventa e comunque, raga, è anche quasi tutto pronto. Quindi ci vediamo direttamente dopo con l'assaggio, vi mostrerò, non vi preoccupate, non vi scandalizzate, vi vedrete senza trucco, con un po' di occhiaie in più e con un po' di bruttezza in più rispetto al solito. E quindi niente, raga, ci vediamo direttamente dopo con l'impiattamento, perché qui un quarto d'ora ed è pronto tutto, nel frattempo che comunque si assorbe comunque un po' tutta l'acqua e si crea una consistenza un pochino più densa. Comunque secondo me questa combo niente male. Allora, raga, eccoci con l'impiattamento, c'è un profumo assurdo, buono buono buono. Allora, per prima cosa metto il riso, metto prima il riso e poi metto il tofu, che comunque, raga, non mi va di sporcare un altro recipiente comunque per mischiare il tutto, tanto alla fine poi nel piatto uno prende e mischia tutto. Comunque, raga, più che due porzioni di riso, pare una porzione sincera, ma vabbè, infatti se rimarrà poco, cioè me lo mangio tutto perché comunque pensate che questa è una metà, penso di non fare neanche merenda, visto che mi devo mettere comunque a fine di studiare. Voglio completare a vedere, perché raga, mi sono fatta l'abbonamento a Netflix, voglio finire di vedermi La Casa di Carta, quindi penso proprio che no, tutto quel parlare, penso che mi trovo, la mangio tutto, visto che non salto la merenda. Sì, raga, cioè è inutile rimanere come si suol dire qua, morsi crianze, cioè raga. Rimanere, non so se vedete questo poco, è anche abbastanza inutile, quindi pulisco la pentola e poi vado ad aggiungere il tofu, a saperlo. Amalgamavo tutto nella pentola, ma vabbè. E poi vado ad aggiungere i pezzettini di tofu. Un po' così, oh. È un piatto super veloce anche per cambiare a volte la fonte proteica e vi assicuro che così è molto buono. Anche comunque il tofu speziato con il sughetto di funghi con un po' di olio cambia completamente. Ok, raga, vabbè, questi pezzetti li mangerò dopo. Vi faccio vedere l'impiattamento come si deve. Vediamo anche il tofu. Raga, è buonissimo. Se vi trovate in questo periodo a fare la spesa o da Eurospin, vi consiglio di prendere il tofu e di prendere questi risotti, sono troppo troppo buoni. Adoro. Buon appetito. Questi sono i fiocchi che useremo, gusto bacon, eccoli qua della BPR, vediamo un po' come sono, io questi qua li ho presi su All Supplement, quindi
Quindi, questi sono i fiocchi, vi risparmio il procedimento perché lo trovate nel video precedente, quindi nel videovlog precedente è anche inutile rifarvelo vedere. Questi sono i fiocchi, proprio sono piccolissimi della BPR, però vediamo un po'. È quasi tipo è farina perché i fiocchi sono piccolissimi rispetto ai classici fiocchi d'avena, però sempre meglio di niente. Sinceramente non so cosa fare per contorno, vedo se c'è un po' di mais perché volevo fare le verdure, ma mi scoccio, raga, ve lo giuro. Non ho proprio voglia e non mi vanno neanche, quindi non lo so. Sono fatta così, specialmente in questo periodo, non lo so. Non mi vanno, non ho voglia di verdure, mettermele lì a scongelare e fare, no? Quindi vedo se c'è un po' di mais, metto come contorno il mais o qualche altra cosa, vedo un po'. Non vi faccio il video al piatto io, mentre io come vizio le devo assaggiare, come sempre anche con i fiocchi d'avena normale quando esce dal fuoco, cioè dal forno, scusami, devo provarlo, infatti sto in pigiama, non volevo neanche far vedere, ma io vi devo fare questa recensione. Mi sono innamorata, ragazzi. Non fa niente che sono bruttissimo, ma sono buoni, buoni da morire. Si sente il bacon, ma non è quella cosa chimica. Mi aspettavo di peggio, ma raga, ve lo giuro, non vedo l'ora di fare l'ordine. Un altro ordine, prenderò altri gusti salati, perché meritano davvero tanto. Quindi adesso vi vado a fare, vabbè, la clip del filmato, però io ci tenevo anche a dirvi che spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!